Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pero. Seguiamo per la prima volta in questa stagione il campionato Berretti. Sta andando molto bene la formazione Amaranto di Longo, che si trova al momento al secondo posto in classifica a quota 12 dopo aver perso 3-0 il recupero della prima giornata mercoledì scorso a Torino. Una partita per certi versi anche sfortunata. L'Arezzo è riuscito a tenerla sullo 0-0 fino attorno al 76esimo, poi in 4 minuti sono arrivati i gol della formazione granata, che guida la classifica a quota 15 a punteggio pieno. E quest'oggi è anche un giorno storico, perché inizia la stagione la Virtus Entella per le note vicende legate al caos campionati. Entella che ha saltato tutte le partite fino a questo momento, non solo la prima squadra ma anche la Berretti, anche perché c'era l'incertezza se l'Entella, ancora peraltro incertezza che permane, se l'Entella avesse dovuto fare appunto il campionato primavera o quello Berretti. Per il momento il campionato è quello Berretti, quindi per oggi è di fatto quasi il debutto per la formazione allenata da Castorina. Andiamo a vedere le formazioni, cominciamo dall'Arezzo con Casini in porta, poi Tralci, Artini, Sbarzella, Cecci, Vellitri, Finocchi, Minocci, Caselli, capocannoniere con 5 gol da Maranto, Verdelli e Fontana. Diamo uno sguardo anche alla formazione della Virtus Entella con Gagnoli in porta, poi Bruno, Bonini, Lipani, Reale, Chiriaco, Meazzi, Andreis, Retucci, Derigo e Vianni. Questa è la squadra che manda in campo Castorina. L'arbitro è Dorsi di Prato, una terna tutta pratese, sarà assistito da Bettazzi e Alfieri, appunto, anche loro di Prato. Con l'Arezzo che sta per battere il calcio d'inizio di questa giornata numero 6 del campionato Berretti, l'Arezzo per tornare subito al successo in casa. Fin qui sono arrivate altrettante vittorie, soprattutto emozionante la prima con il Pontedera, arrivò in rimonta il successo per la squadra allenata da Longo, poi sempre qui allo stadio di Palazzo del Pero sconfitta l'Arzachena 3-1, erano arrivate anche le vittorie esterne con Pistoiese e Lucca prima della sconfitta in casa del Torino. Arezzo che ha realizzato 12 gol, ne ha subiti 5, secondo attacco del campionato. L'Arezzo che sta attaccando, c'è un varco per Verdelli in area di rigore, Verdelli non è riuscito a indirizzare la palla verso l'area di rigore, primo spunto offensivo dell'Arezzo con Verdelli. Cade una leggera pioggia qui sul campo di Palazzo del Pero, per il momento comunque non ci sono particolari problemi. Risponde l'Entella con questo lancio verso Retucci, arrivato sul punto dove era partito questo passaggio, intervento puntuale di Vellitri sul quale c'è la respinta di Lipani, poi il recupero di Derigo, ancora insiste la sinistra l'Entella con questo tentativo di cross da parte di Meazzi, ribattuto, colpo di testa cercato da Caselli, cercato l'Arezzo di ridare palla, poi c'è un lancio improvviso di Sbarzella che era diretto sulla zona destra del campo dove si trovava Fontana, lasciato andare Bonini. In panchina per l'Arezzo c'è il portiere Ubirti, Ruscetta, Zampina, Neri, Bassini, Calussi, Sussi, Nencioni, Farzetti, Malavolta e Colella. Nell'Entella troviamo invece Laganaro, Laia, Cardo, Venzone, Paonessa, Brunozzi, Sacchi, Testore, Costa, Luciani e Scognamiglio. Entella che cerca un'altra salita, chiusa però da Cecci in fallo laterale. Dalla panchina di Alessandro Longo in questa fase in cui l'Arezzo deve contenere. L'Arezzo, abbiamo un 2002 che è il portiere Casini, mentre Caselli cerca di far correre Fontana. Fontana ingaggia questo duello con Chiriaco, Fontana prova a sgusciare via, Fontana ancora, Fontana se ne va, non c'è fallo. Ha avuto la meglio il giocatore dell'Entella, Entella che è già ripartita con Meazzi, si va in mezzo a cercare Lipani, fermato anche lui, attenzione alla conclusione larga qui tentata su questa salita centrale, Minocci ha provato senza però particolare precisione, pallone che è finito in fallo laterale, messa effettuata, intervento di Derigo per l'Entella, pressato, andava dalla parte opposta, ottima lettura di Tralci che ha rimandato in avanti direttamente tra le braccia del portiere Gragnoli, diciamo il portiere dell'Arezzo classe 2002, poi
Abbiamo i 2,99 Sbarzella e Caselli, il resto tutti 2001 tranne Verdelli, che è un 2002. Nell'Entella solo uno, c'è un 2000 e poi tutti 2001. Per giocatori in campo. Rincorre Vianni. Tralci lo aspetta, Vianni se ne va, grande velocità di Vianni, in mezzo c'è Retucci, la palla è lì e se la prende il portiere dell'Arezzo Casini. Pericolosissima Lentella su questa discesa sinistra. C'era solo Retucci. Partito Vianni pericolosamente sul rilancio di Casini. Occhio alla corta respinta, poi ha rimediato Chiriaco. Arriva Minocci. Minocci si è allungato il pallone, poi Bonini in fallo laterale, rimessa in attacco per l'Arezzo. Primo tempo, Arezzo Berretti contro Lentella. Situazione 0-0. È arrivato Tralci alla rimessa. Scambiato con Finocchi. Però palla restituita però a Lentella con il tentativo di Meazzi. Cecci in buona posizione, poi Finocchi insegue la palla, ma c'è Bonini che la difende, ancora fallo laterale per Lentella. Attenzione, c'è un intervento qui subito probabilmente da Vellitri. Ho sentito l'urla di dolore del difensore dell'Arezzo sul rilancio, prova l'aggancio Caselli, gran controllo di Caselli, Caselli se la porta sul destro ma non riesce a concludere. Caselli che ha segnato a valanga, abbiamo detto 5 gol in 5 partite, con due doppiette, quella alla Pistoiese e quella alla Lucchese. Poi in gol per l'Arezzo sono andati Finocchi, Sbarzella che segnò la doppietta con il Pontedera, Sussi in gol contro la Pistoiese, Cicci e Neri in gol con l'Arzachena. Arezzo che fin qui ha segnato molto. Un duello praticamente quello tra Torino e Arezzo, più distaccato il Cuneo e l'Albissola, quota 9. Campionato che si annuncia molto combattuto, quello di quest'anno. Si fa sentire anche Castorina, che è stato anche allenatore della prima squadra dell'Entella. Ha provato Vianni nel controllo all'Arezzo subito, a cercare in avanti Fontana, sul quale c'è Chiriaco. Lo ha aiutato Bonini con un lancio lungo. C'è lo scatto di Retucci, posizione giudicata di fuorigioco. Si alza la bandierina del primo collaboratore dell'arbitro, Bettazzi, che ha alzato la bandierina. Calcio di punizione per l'Arezzo, sempre 0-0, ma l'Arezzo che sembra anche oggi molto vivace lì davanti. Non ha avuto Caselli l'opportunità di calciare, ma sembrava una buona serpentina la sua in area di rigore. Pronto al rinvio su calcio di punizione il portiere dell'Arezzo Casini, che va corto da Artini. Lancio, scatta di nuovo Caselli, attenzione a Verdelli, la ridà Caselli e la palla esce. Quindi messa per Bruno. Campo di Palazzo di Pego, che era stato teatro già delle partite della Berretti nell'era Mancini. Quest'anno dunque è ripresa questa abitudine di riportare la principale formazione giovanile a Palazzo di Pego. Fontana, ha tenuto la palla in campo? No. E allora c'è la rimessa laterale per Lentella. Alla battuta arriva Bonini. Il controllo di anni, poi pallone ribattuto, sarà di nuovo fallo laterale con Tralci. Lo scambio con Minocci, Arezzo che è aggressivo, Minocci ruba palla, attenzione a Finocchi, nel rigore, poi ancora l'inserimento limite per il controllo di Sbarzella, che segnò un gran gol in casa col Pontedera dalla distanza. Bruno, Lentella che cerca il solito
Bravo Andre. Retucci, pallone in fallo laterale, non è riuscito l'attaccante a controllarlo anche se c'è stato un anticipo, quindi è rimessa laterale. Palla che arriva verso l'area di rigore, allontanata da Dell'Itri. Poi Finocchia ha liberato bene. Parte centralmente Minocci, contropiede dell'Arezzo, cercava proprio Finocchi. Finito a terra, scivolato, il campo probabilmente un po' appesantito, rimessa laterale. Con Bruno. Arezzo comunque, vedete, in fase di pressione più di mezza squadra è nella metà campo dell'Entella a pressare e chiudere subito, come è successo in questo caso con Artini. Bruno in mezzo ha cercato Lipani di andare, di va un'altra volta cercare Viai, scambia la posizione con Retucci, poi qui vince il tackle Andreis, c'è un palo di mano, ovviamente. Calcio di punizione. Calcio di punizione per l'Entella. Arriva Lipani alla battuta. L'arbitro invita Finocchia ad allontanarsi, mentre c'è il portiere della Rizzo Casini che va a sistemare la posizione di Finocchi, che però non si allontana. Adesso l'arbitro lo invita intanto ad allontanarsi, viene portato più avanti dall'arbitro, solo Finocchi in barriera. Lipani ha toccato con la schiena, poi area di rigore liberata e Minocci prova a tenere la palla, recuperata però da Viai che cerca di lo spunto, ancora la conclusione di Vianni e Casini, il calcio là. Vianni si è accentrato e poi ha battuto verso la porta, occasione Entella con questa conclusione, il calcio d'angolo con De Rigo, occhio al destro a rientrare, salito da dietro anche Reale, così come Chiriaco. Pronto De Rigo. Ecco il pallone che gira. Martini allontanato. Minocci di testa. Libera ulteriormente. Poi va a inseguire la palla anche Fontana. Senza trovarla. E poi però non la trova neanche De Rigo. Direttamente fuori il pallone. Partita qui abbastanza bloccata, abbastanza equilibrata. Fontana cerca il lancio, è stata una deviazione, l'ultimo tocco però è stato il suo, quindi rimessa per l'Entella. Bonini. Tentativo di testa ancora di De Rigo. Miazzi che non riesce a controllarla, rimessa per l'Arezzo. Così come l'Arezzo, anche l'Entella, vedete, pressa con solo 7 giocatori nella metà campo dell'Arezzo. Caselli, giocatore più avanzato, non è riuscito a fare da sponda, retropassaggio di Chiriaco per il portiere Gragnoli. Dell'Itri, arrivato prima. Dell'Itri, buon anticipo, poi lo stacco di Meazzi. Altro passaggio di Cecci. Casini se la cava con i piedi. Lo stacco poi di Andreis, un altro di Sbarzella. Poi Lipani, attenzione qui, ha fatto partire Retucci, un suggerimento che potrebbe essere interessante. Finocchia a cercare i Caselli, l'anticipo secco di Reale e poi lì grande break centrale da parte di Minocci, gioco che si sposta sulla destra. Finocchi, parte il cross di destra per Caselli, attenzione che c'è Verdelli tutto solo, cerca di rimetterla in mezzo e poi c'è una spinta secondo l'arbitro di Caselli, che è anche il capitano della squadra. Calcio di punizione per l'Entella. Qui c'è stato un doppio cambio di campo interessante, l'Arezzo prima l'apertura a destra per Finocchi, poi il controcross con Verdelli che è riuscito a deludere le marcature
abbastanza solitario, si pensava anche a un tiro secco, invece era diventato più che altro un cross. Poi il fallo in attacco di Caselli. Lipani. Non ha trovato a destra Miazzi, che poi forse prende il fallo. Da parte di Minocci c'è un'altra punizione per Lentella, già battuta. È salito Bonini, trova la rimessa laterale. Ancora Miazzi che non è riuscito a controllare, la respinta è corta però dell'Arezzo. Andreis, fermato, Caselli. Caselli va in verticale, attenzione qui al tentativo di Fontana, finito a terra, non ci sono falli secondo l'arbitro, poi non riesce però Bonini a fermare la palla e quindi rimessa per l'Arezzo. Pronto Tralci, va incontro Fontana che riscambia con Tralci, cross, ha chiamato palla Gragnoli ma l'ha intercettata prima il suo difensore Chiriaco, che sbaglia però, qui Chiriaco non si è fidato forse della presa del suo portiere che aveva chiamato la palla, poi però l'ha malata fuori, rimessa per Tralci, che va alla rimessa lunga, Finocchi, poi attenzione lì che c'era Fontana che commette fallo su Bonini. E allora ancora una punizione per Lentella. Siamo ormai al quarto d'ora del primo tempo, sempre 0-0. Parte l'intervento di prima di Casini, non si registrano particolari occasioni significative. Miazzi, attenzione, fa girare dall'altra parte dove sta arrivando Andreis. Andreis, c'è la sovrapposizione di Bruno. Andreis non trova neanche la rimessa laterale. Artini. Uomo. Ritucci ancora, Ritucci cambia verso Miazzi, vediamo se ci arriva. No, non è uscito. Qui c'è stato un buono scambio tra Ritucci, De Rigo e poi ancora Ritucci che aveva cercato di ritrovare la profondità di aprire a sinistra per la corrente Miazzi. Sarà rinvio per il portiere dell'Arezzo Casini. Tralci, la pressione di Vianni, Tralci la illude con il lancio per Finocchi, palla in fallo laterale con Chiriaco, arriva Tralci alla rimessa. Fontana, Tralci, serie di tocchi, poi è partito Ritucci e poi Vianni. Non c'è fallo, cioè almeno c'è il vantaggio. Attenzione a Ritucci. Il vantaggio è corpo 2 che insiste Vianni. Miazzi. Va a puntare Tralci. Ancora lui, parte il cross e Ritucci sotto porta. Occasionissima per Lentella. L'ha mandata fuori Ritucci da due passi su questo bel traversone da sinistra. Palla che è finita allarga, seconda opportunità per la squadra di Castolina che sta spingendo molto, sta cercando molto da sinistra di spingere, soprattutto ovviamente con Miazzi. Artini, passaggio corto di Verdelli, Artini però riprende, Verdelli. Buono lo slalom, poi Caselli, attenzione all'affondo, Caselli si porta al limite, Caselli ancora, Caselli aveva dato una bella palla qui, era buona l'idea per il suggerimento centrale con la posizione di Fontana, attenzione che siamo già dall'altra parte con Vianni, Vianni punta Tralci, Vianni prova ad andare via, ancora Vianni, parte il cross basso, messo fuori da Cicci, poi Fontana, buon recupero, Fontana giù, Caselli, ha recuperato Miazzi,
sta giocando l'ottima parte del tempo sul rilancio di Tucci, fuori gioco. Punizione per l'Arezzo, tanto anche Longo si fa sentire, forse sta riprendendo la squadra per come ha gestito l'uscita precedente. Artini, attenzione a Caselli che può partire, però non ce la fa. Dà la sensazione comunque che anche oggi, se gli arriva la palla giusta, Caselli sembra in buona vena. Minuti 19, Cecci, Meazzi però su Minocci che recupera, Bellitri. Tentativo di andare qui di Fontana. Rilancio di Bonini, Vianni, ancora Bellitri, rimanda in avanti, intercetta Lipani. Bruno, dribbling secco su Verdelli, poi intercetta Artini e c'è di nuovo Bruno. Lipani, in qualche modo Retucci, vento di Artini sul rilancio, anche questo, imprendibile per Caselli. E ancora rimessa dunque per Lentella, sempre sullo 0-0 in questo primo tempo. Il campionato Berretti, il debutto di Lentella, che dunque avrà da recuperare diverse partite se non ci saranno colpi di scena ulteriori. C'è ancora il qualche verdetto che potrebbe in teoria ricambiare tutto. Anche perché onestamente Lentella è l'unica società che veramente avrebbe avuto il diritto di fare la Serie B rispetto alle altre che questo diritto sostanzialmente non ce l'avevano. Mentre per quanto riguarda Lentella c'è stata una sentenza che sulla vicenda della penalizzazione del Cesena è stata vittoriosa la linea di Lentella, che sosteneva appunto che il Cesena doveva essere penalizzato nel passato campionato e non in questo, dal momento che il Cesena non esiste più, e quindi Lentella ha maturato sul campo il diritto di fare la Serie B, quindi è un po' un'ingiustizia che non è stata ancora ammessa, anzi proprio in questo weekend ritornerà a giocare in Serie C, dove aveva giocato solo una partita contro il Gozzano. Tra l'altro la salita dell'Entella avrebbe permesso anche al girone dell'Arezzo di far entrare la Viterbese, che come noto aveva protestato per la collocazione nel girone C, quindi avrebbe aggiustato anche delle cose in C, per il momento le cose sono andate diversamente. Rimessa per Artini, Finocchi si è allungato la palla, la lancia subito Lipani, attenzione allo scatto di Vianni, Tralci, buon recupero direttamente in fallo laterale. È pronto Bonini per la rimessa. De Rigo, buono spunto, si apre un varco per Andreis, attenzione, fermato da Artini che però aveva sbagliato la ripartenza, però è buona lo stesso perché c'è Minocci che prova ad andare. Subito il tocco verso Fontana, cerca di controllarla, palla in aria, messa fuori da Reale, Bonini, la manda lontano, la manda in fallo laterale. E siamo al 23esimo, quindi superata la metà di questo primo tempo. Fontana, senza guardare, Reale. Sul rilancio c'è lo scatto di Vianni, Bellitri sempre in vantaggio ma gliela porta via Vianni, lo brucia, attenzione Vianni in area di rigore, tutto solo Vianni, destro, fuori. Che occasione qui, Vianni ha messo il turbo, sembrava Bellitri in vantaggio, è stato bruciato dal tentativo di
concludere, c'è stata la conclusione da parte di Vianni, che ha anticipato di testa Vellitri, poi anche aspettato il momento giusto per cercare di battere Casini, però ha mandato largo e dunque si rimane sullo 0-0. Buon per l'Arezzo, che la situazione si è risolta così. Comunque abbiamo visto che anche in questo scatto uno contro uno la rapidità, la forza fisica ad esempio di Vianni, che scatta di nuovo. Vianni, Vellitri ancora non benissimo, attenzione, Vianni fa scudo con il corpo e poi batte al volo sopra la Pezzi. Sempre più pericoloso Vianni, qui è stato molto abile perché non era probabilmente precisissimo quel pallone, ma ha proprio fatto scudo col corpo. A quel punto ha conquistato palla e poi ha battuto di prima intenzione, palla sopra la traversa, altra occasione per l'Entella con la che c'è un po' in difficoltà. Chiaramente la realtà piuttosto a un certo livello, l'Entella, che è una squadra questa che avrebbe potuto fare la prima del campionato primavera. E anche la sua consistenza la scopriamo oggi, è la prima gara che gioca. Vellitri di nuovo verso Casini, stacco deciso di Chiriaco. Cecci, lungo per Caselli, sembrava buono, reale, fuori, rimessa. Pronto Artini. Tocca Finocchi, poi Chiriaco, il pallone che si è impennato, finito fuori anche questo, rimessa Rizzo. Artini, al volo Sbarzella, sarà di nuovo fallo laterale. Ricordano come la nostra trasmissione del mercoledì alle 21, Mondo Amaranto, in cui parleremo proprio di settore giovanile dell'Arezzo, oltre che di calcio femminile. Ogni settimana il punto sui campionati con ospiti del settore giovanile dell'Arezzo. Retucci, Vianni, la posizione buona, attenzione, Vianni. Può andare adesso Martini contro Vianni, stavolta alla destra, lo evita, ne ha tre davanti però. Tocca fuori per Bruno, che si porta ora verso il fondo, trova la rimessa. Arezzo è riuscito a contenere, che c'era Vianni sempre pericoloso. Cross che parte, Vellitri ha messo fuori, Andreis. E messa Arezzo. Di Rigo, di prima, Vianni fuori gioco. Stavolta aveva segnato, ma si è alzata la bandierina di Bettazzi, quindi tutto va. Comunque prosegue questa pressione dell'Entella. Caselli adesso, buon controllo su Reale, palla uscita. Al 28esimo, sempre 0-0, ma l'Entella ha avuto due o tre occasioni abbastanza nitide per trovare il gol, le due con Vianni, quella con Retucci che ha mandato fuori di poco, poi il tiro al limite in cui è stato bravo Casini a deviare. Martini, Finocchi, controllo di Caselli, Caselli prova a concludere. Tanto
Castorina in panchina dell'Entella è scambanato. Fuori dalla sua panchina sta urlando, evidentemente vede qualcosa che non va. Ora sta prendendo appunti invece il mister dell'Arezzo Lungo. Rinvio del portiere Cagnoli. Controllo di Minocci. Finisce a terra, c'è il fallo. Calcio di punizione. Intanto i difensori chiamano la posizione, i difensori dell'Entella. Parzella batte la punizione, palla in aria, rigore, ma era salito anche Vellitri. Gragnoli chiama palla, la fa sua. Caselli ha provato subito a pressare. Bruno, cambio di campo per Bonini. Miozzi, la palla è uscita. Finocchi lo aiuta Fontana, di nuovo Finocchi. Ci sono tre dell'Entella che chiudono, ma la palla è uscita, rimessa per l'Arezzo. Verso Fontana, fermato da Bonini, sponda di Retucci, lancio di Derigo, c'è lo scatto di Vianni ancora, Casini stava uscendo, Vianni prova a sorprenderlo con un pallonetto che trova vincente Vianni per l'1-0 e qui Casini aveva, si è trovato a metà strada, aveva provato ad uscire, poi è rientrato, ma si trovava a metà e Vianni lo ha sorpreso con questo pallonetto. E dunque l'Entella capitalizza gli ultimi minuti in cui aveva avuto diverse occasioni. Proprio Vianni, che ha avuto le due grandi occasioni in precedenza, Vianni trova il gol dell'1-0 alla mezz'ora con il pallonetto, sta ancora esultando Vianni, il pallonetto che ha scavalcato il portiere Casini con tre tocchi, con tre passaggi di quel primo il lancio. L'Entella ha trovato il gol dell'1-0. Vellitri, poi Sbarzella, Cecci. Artini, sponda di Verdelli, attenzione, Vellitri, sta arrivando Vianni di nuovo, che sta diventando l'incubo della difesa dell'Arezzo. Barzelli cerca Verdelli, l'ha lasciata andare direttamente in fallo. Intanto c'è Longo che va adesso a... eh sì, Longo sta richiamando il portiere dell'Arezzo, forse il suo movimento di prima. Vai fuori, silenzio, senza parlare. Derigo, cioè sta scattando Vianni sulla linea, era probabilmente in linea con Vellitri. Comunque la palla stavolta del portiere Casini, che l'ha data a Cicci. Sbarzella, lancio di sinistro a cambiare nella zona di Finocchi, che allunga per Fontana, sul quale c'è Chiriaco. Fontana è andato a terra, attenzione, tutto regolare. Cicci, Arezzo che cerca sempre il lancio a scavalcare la metà campo, mentre un passaggio qui per Casini. Tralci, Casini, Cecci, Sbarzella, solito, vedi anche qui, stava cercando di far partire il lancio. Minocci, stavolta si va a rasoterra da Finocchi. Minocci, Sbarzella, si è liberato a sinistra Artini. Sbarzella va corto da Verdelli. Artini è tutto solo a sinistra.
si va invece ancora da Finocchi. Finocchi resiste forse a un tentativo di fallo. Caselli a fondo, giù, fallo. Punizione e giallo. Giallo per Chiriaco. Primo ammonito. Qui Caselli, buono spunto e buona punizione, anzi ottima punizione guadagnata al limite dell'area. Ora vediamo Larezzo come effettuerà il calcio di punizione. Sbarzella. Finocchi, sono loro due. Siamo proprio al limite. Sarà Sbarzella, che è rimasto solo lui. Foltissima barriera perché sono in 4, 5 dell'Entella, 2 dell'Arezzo. Fischia l'arbitro. Sbarzella col destro, la palla sulla barriera e poi la conclusione di Fontana. La blocca il portiere Gragnoli. Larezzo dunque ha avuto la doppia chance. Attenzione ancora Vianni in velocità, stavolta la palla schizza via. Vellitri in vantaggio, appoggia per Casini. C'è lo stacco di Bruno e poi l'arbitro rileva forse con una scorrettezza, forse una posizione irregolare. Allora calcio di punizione già battuto. Cicci pressato, Minocci, Tralci, Fontana, Finocchi in controtempo, arriva comunque Minocci, buono lo slalom, scambia ancora con Fontana, di nuovo Minocci, Sbarzella fermato da Lipani. Minuti sono 35 quando Artini frana addosso a Andreis, anche se è la peggio forse toccata Artini. Minuti sono 35, 1-0 per l'Entella, quindi nella sesta del campionato Berretti sull'Arezzo. Batteriale il calcio di punizione. Bruno, Derigo, ancora la palla ritorna a Derigo, Derigo, conclusione deviata, Casino. Bello lo scambio Derigo-Retucci con Derigo che poi ha concluso sul rilancio. Attenzione allo scatto di Fontana sul quale è volato di testa Chiriaco. Sbarzella anticipato da Derigo, c'è Verdelli, di nuovo Sbarzella che allarga bene, anzi sembrava buono ma era ottima l'idea, calibrato in modo troppo lungo per Artini che si era liberato a sinistra come già sta facendo diverse volte, non sempre si è andato. C'è un fallo qui con Artini. Pronto Reale a battere il calcio di punizione. Toccato Retucci, rimessa dell'Arezzo con l'Entella che però rimane lì. Seconda chance con le mani. Caselli, tutto buono. Finocchi, stavolta la sinistra prova, in vantaggio Bruno. Bruno, alla fine l'arbitro fischia la spinta. Reale pronto a battere.
Artini. Vianni lo pressa, ma l'arbitro ha visto un fallo. Cecci. Tralci. Spunto laterale per Minocci. Deve indietreggiare che c'è la pressione di Miazzi. Cecci. Cambia verso Verdelli, sul quale però, secondo l'arbitro, anzi è lui che ha commesso fallo, non è d'accordo Verdelli, su Andreis. Partita complicata per l'inizio, quindi comunque Lentella, oltre ad essere ben piazzata fisicamente, anche tecnicamente non è per niente male. E poi sta giocando anche una gara di molta attenzione, anche se qui stava per servire Verdelli. Ancora Vianni, Vellitri, Vianni, Vianni alla meglio di nuovo, non lo riescono a fermare, cross sbagliato. E nell'uno contro uno Vianni sta mettendo seria difficoltà la difesa dell'Arezzo, anche perché va a pressare subito il difensore che ha la palla, e se c'è un piccolo spazio, una grande rapidità e abilità anche nel difendere palla. Retucci, poi apertura verso Miazzi che penetra in area. Miazzi, attenzione, l'arbitro ha fischiato, palla in rete di nuovo, ma l'arbitro ha visto un fallo. Silenzio in panchina, dice l'arbitro. Ha sentito qualche parola di troppo forse l'arbitro Dorsi. Pronto Casini per la battuta del calcio di punizione. Vantaggio Chiriaco. Finocchi, pronto al traversone, rimessa. Poi c'è la sponda qui non precisa di Minocci, che riconsegna palla a Lentella. Penso che in casa è andato sotto anche con Pontenera, poi è riuscito però a ribaltare la partita. Artini. Grazie, bene qui, attenzione a De Rico che parte contropiede. Qui forse De Rico, se avesse servito a destra Vianni, sarebbe stata di nuovo un'azione pericolosissima, invece centralmente non c'erano grandi spazi. C'è il fallo di Verdelli, calcio di punizione. Bruno. Verdelli per la rimessa. Poi Caselli. Prova a partire Caselli, fermato dall'accoppiata di Pani Reale. Miazzi. Non ha trovato Vetucci. Lì in mezzo, gioco pericoloso, subito da Sbarzella. E ancora punizione per l'Arezzo. Cecci, Tralci, di nuovo Cecci, solito lancio, Caselli anticipato ancora da Reale, Sbarzella al limite per il tentativo di passare da parte di Finocchi, l'Arezzo poi insiste con Verdelli a sinistra, Verdelli finisce a terra, Rigore, calcio di Rigore! Calcio di rigore, finito giù Verdelli appena dentro l'area di rigore. E dunque l'Arezzo ha la possibilità di pareggiare anche in modo forse isperato in questa fase di partita, per come si stava mettendo. Verdelli è stato molto abile a controllare in quel modo, e inducendo sicuramente l'avversario a prenderlo. E ora Sbarzella al 42esimo e 30 ha la possibilità di trovare l'1-1 dopo il gol di Vianni. Sbarzella dunque, calcio di rigore. Arbitro Dorsi che ha fatto allontanare tutti. Sbarzella,
parte sinistro e la palla si infila, malgrado il tentativo di Gragnoli che l'aveva quasi presa, ma la palla è dentro per l'1-1. Il pareggio dell'Arezzo dunque con Sbarzella proprio in chiusura di primo tempo, 43esimo. E dunque per l'Arezzo potrebbe essere, diciamo, una carica di fiducia, perché sembrava una squadra un po' che aveva perso un po' di sicurezza in questi primi 42 minuti. Per Sbarzella è il terzo gol in campionato dopo la doppietta realizzata proprio all'esordio col Pontedera in rimonta, mentre tiene in campo il pallone Minocci, fermato da Bonini. Lipani verso Bruno, lungo di prima Retucci per Andreis, controllo di Andreis, cross toccato Minocci, insegue la palla Miazzi per prendere, no, si prende il pallone, non si accontenta della rimessa. De Rigo, ancora Miazzi, Minocci in qualche modo, Minocci su di lui e poi calcio d'angolo. L'intervento di Tralci, secondo calcio d'angolo per Lentella con De Rigo, altro sinistro che entrare, salgono da dietro Reale e Chiriaco. Va De Rigo, palla verso Reale, insegue Vianni, tiene il pallone in campo. Vianni, lo aspetta Artini, Vianni prova a puntarlo, raddoppio di Finocchi, rimessa dal fondo. Buona Larezzo qui, buona Larezzo in fase di copertura. Siamo ormai al 45esimo, vediamo l'arbitro se farà recuperare qualcosa, se si chiude qua il primo tempo. Con il portiere Casini. Pronto a rinvio. L'arbitro consulta il tempo, quindi probabilmente finirà qui il primo tempo tra Arezzo e Entella. Questa sesta giornata del campionato Berretti, l'Arezzo l'ha riacciuffata proprio a due dalla fine su calcio di rigore, con rigore procurato da Verdelli e trasformato da Sbarzella, pareggiato il gol di Vianni che ha sorpreso il portiere Casini con un pallonetto. Vianni che ha avuto due o tre occasioni in precedenza per passare in vantaggio. Arezzo che con questo 1-1 sicuramente va negli spogliatoi in modo più sereno, vedremo se migliorerà anche la qualità della sua manovra nel secondo tempo. Per il momento è 1-1 tra Arezzo e Entella, ci risentiamo tra poco per il secondo tempo. Secondo tempo di Arezzo Entella, sesta giornata del campionato Berretti, 1-1 la situazione dopo i primi 45 minuti di gioco, gol di Vianni per l'Entella, pareggio su calcio di rigore per l'Arezzo di Sbarzella proprio in chiusura di tempo, sicuramente meglio l'Entella nella prima frazione, l'Arezzo è riuscito a evitare di andare negli spogliatoi sullo 0-1, quindi potrebbe essere stato un gol importante quello realizzato su calcio di rigore. Arezzo che sostanzialmente non aveva avuto occasioni nel finale di tempo, Verdelli si è procurato il calcio di rigore che ha riportato l'Arezzo in parità. Tutto pronto con l'arbitro Dorsi di Prato che sta per dare via, che arriva, si ricomincia con l'Arezzo che presenta la novità, c'è Sussi in campo, Prato Sussi, adesso vedremo. E c'è anche, ci sono due novità, anche Ruscetta e Neri, quindi ci sono stati tre cambi nell'intervallo per quanto riguarda l'Arezzo, con l'uscita, mi pare che non ci sia più Finocchi, poi non c'è più Vellitri e anche Tralci. Quindi queste le novità per quanto riguarda l'Arezzo. Quindi è uscito Tralci a destra, è uscito Vellitri ed è uscito Finocchi. Minocci. Neri cerca di trovare Caselli. Si è allungato il pallone Minocci permettendo a Bonini di recuperarlo.
Quindi Longo, probabilmente non contento, anche nel primo tempo ha cambiato subito tre giocatori. Ruscetta fa partire il lancio, controllo di Sussi, un giocatore di grande talento. Tentativo aereo di Fontana, ancora salito Ruscetta. Caselli prova a prolungare di testa, Sussi scavalcato, Verdelli, Artini, Verdelli, ancora Verdelli se la cava bene e poi va a cambiare. Neri allunga per Ruscetta, Ruscetta prova a liberarsi di Meazzi che però non molla a sua volta la presa, fallo laterale. Prova lo spunto Sussi, Verdelli, prende un po' lungo, lo raggiunge, lo ridà Sussi, uno contro uno con Bruno, Sussi, Sussi e Bruno, Bruno sembra aver avuto la meglio, il tocco corto per Reale, che libera la gara di rigore, Verdelli di prima, Minocci, tutto che guardare l'intervento di Meozzi, Neri, Verdelli. Stava per fischiare, poi invece non ha fischiato. Nello scatto di Retucci, uscito il pallone. Uscito il pallone, quindi sarà rimessa per Raghezzo, che sembra entrato in campo meglio in questo secondo tempo. Situazione di 1-1. La palla è verso Caselli, Reale che è in vantaggio, retropassaggio. Chiriaco, c'è lo stacco da parte di Retucci, poi prova a inserirsi Vianni. Rimessa. De Rigo, cioè il traversone, sarà calcio d'angolo. Insegue la palla, la va a prendere Lipani, sarà lui a battere questa volta. Terzo corner per Lentella. Lipani, il suo destro ad uscire. Pallone che arriva, Reale ha toccato in qualche modo, Casini, blocca, va subito al rinvio lungo, Casini, che si è rallentato forse anche dal vento. Cercato Vianni, palla buona, controllo di Vianni, è uscito Casini a metà strada ancora e stavolta si salva. Grande intervento qui di Casini dopo l'iniziale posizione che non prometteva anche stavolta niente di buono, perché era di nuovo a metà strada, poi però è riuscito a rimediare, a recuperare questa volta. Pronto Lipani, corner numero 4, palla ancora che arriva, stacco sopra la traversa, sul primo palo, tentativo di Retucci di andare a concludere. E allora Casini per il rinvio. Anche qui abbiamo visto il gran controllo di palla di Vianni sull'occasione precedente. Reale, poi intervento di Chiriaco, ancora Caselli, prova l'affondo, lo attende Reale, Caselli va a puntarlo, Caselli rientra, rimpallo, Caselli ancora, cerca dentro, forse sia Sussi che Minocci. Cecci, secondo intervento consecutivo, lancio. Stacco di Chiriaco, Retucci, controllo di Retucci, ecco che sta arrivando Bonini, Bonini, tocco un po' preciso, lo stacco ancora di Chiriaco, Lipani,
Cecci ancora lungo, colpo di testa di Caselli, Sussi anticipato da Chiriaco, stacco ancora buono di Minocci per Sussi, la palla gli è rimasta arretrata, tutto buono, Sussi ancora l'ha portata via praticamente a Fontana. Verdelli, Artini, sbarzella Verdelli, si va a sinistra, penso che cerca spazio qui il cross di Sussi con l'uscita del portiere Gragnoli. Su questa azione di Sussi, buon traversone, attenzione che a destra deve andare a chiudere Neri sulla possibile soluzione di Andraisse che stava arrivando. Cambio, è uscito Lipani, è entrato con il 17 Brunozzi, cambio anche dunque nell'entella. Rimessa già effettuata, pallone che ha recuperato per un attimo da Verdelli che cerca lo slalom su Andreis, Verdelli alla meglio, alla fine dovrebbe essere fallo, calcio di punizione. Cecci a cercare Sussi che stavolta si era spostato a destra. Entella che riparte, De Rigo sbaglia il lancio per Vianni. Scorso ha segnato diversi gol Vianni nell'under 17 dell'Entella. Si vede un giocatore molto interessante, sicuramente sarà già seguito con attenzione. Siamo quasi al nono della ripresa, sempre 1-1. Intanto è arrivato anche il direttore Pieroni a vedere la partita, così sembra di vedere. Intanto è rimasto giù Cecci, dolorante, l'Arezzo prosegue con Ruscetta. Parte di Sussi, cross sulla schiena di Bonini, che messa laterale. Cross di Sussi, bello, Caselli ha provato a coordinarsi, allontanato. Lo rilancia Artini, Verdelli, fermato. Ottima uscita qui di Bruno, che poi cerca di far correre il nuovo entrato Brunozzi. Sarà rimessa laterale per l'Entella. Brunozzi. Conclusione anzi di De Rigo con pallone sopra la traversa, è largo più che altro. Casini, pronto a rinvio. Ma penso che insomma, potrebbe accusare anche la partita di mercoledì scorso, anche per la lunga trasferta a casa del Torino. C'è una spinta su Vianni da parte di Neri, secondo l'arbitro Dorsi, e allora stavolta ci sarà punizione sicuramente anche più avanzata. Adesso se ne accorge Andrei, se il fallo è avvenuto più avanti, l'arbitro la fa rispostare dietro. Battuta sorpresa, no, si deve aspettare l'arbitro.
Andreis sul punto di battuta. Va in mezzo ma va laterale dalla parte di Bruno, che prova a salire, non trova Brunozzi, rimessa comunque per Lentella. Subito battuta De Rigo in area di rigore, col tacco ha provato a portarsela verso l'area di rigore, verso il centro dell'area. Ancora fuori Lentella, che sta sbagliando qualcosa di più in questo secondo tempo, meno precisa del primo, soprattutto nella fase centrale del primo tempo. Lentella ha fatto vedere buone cose. Ruscetta, lo stacco di Bonini, Andreis, Bruno. Sul rilancio, intervento ancora di Ruscetta, che prova a salire su Minocci. Vediamo la palla buona. Minocci che ha cercato di salire, sponda di Sussi, attaccato qui Neri, di testa Fontana per Sussi. Sussi prova ad andare via, fermato da Bonini, poi però Minocci forse può rubare palla. Minocci sguscia via Ritucci, poi parte Ritucci, c'è in mezzo Vianni, la palla è per lui. C'è l'ottimo senso di posizione di Neri, in due tempi ha chiuso, poi contro rilancio Lentella, ha lasciato Ruscetta e qui concede palla per un attimo a Ritucci, poi è proprio Ruscetta a rimettersi davanti e a liberare e poi servire corto per il nuovo tentativo ancora da parte di Minocci. Fontana, Ruscetta si avventura centralmente, sbarzella Artini, se ne va via Isla, non va bene a Brunozzi. Artini, parte il cross Caselli, controlla in aria Caselli, attenzione Caselli, conclusione, la parata da parte di Grandioli, ancora Caselli e poi giù, fallo però da parte della Ghezza, secondo l'arbitro era finito giù Fontana. Intervento dunque del portiere Grandioli sul tiro di Caselli, Arezzo pericolosissimo in questo momento, al 14° minuto del secondo tempo. Come si pensava, il rigore ha dato, anche con i cambi che ha fatto Longo, comunque il rigore ha ridato fiducia alla squadra Amaranto. Buono Sussi, poi Minocci in avanti, lancio di Bruno, lo rimanda in avanti Cecci e poi lo lascia andare bene Caselli. Caselli si mette davanti Minocci, giù, punizione ancora per Lentella. Verdelli, Verdelli slalom, palla che è buona per Fontana, può andare, lo attende Reale. Fontana, Fontana cross, ribattuto, seconda opportunità per Fontana, ne ha due davanti, riesce a far partire il cross, toccato da Bonini, messa in avanti per Larizzo. È arrivato Ruscetta, Sussi, dal fondo Sussi riesce a crossarla, forse deviata, no, rimessa dal fondo, volevano l'angolo i giocatori dell'Arezzo, così non è. Quarto d'ora nel secondo tempo, 1-1, Arezzo in crescita rispetto al primo tempo. Caselli, intercettato da Andreis, lancio a sua volta intercettato da Cecci, che non può evitare la rimessa. Rimessa per Bruno. Verdelli, De Rigo, Ritucci, azione corale con Brunozzi che ha dato a Vianni. Vianni che va a puntare Cecci, Vianni dentro per Brunozzi che involontariamente ha toccato,
facendo indietreggiare il pallone. Bruno salta Verdelli, ancora Brunozzi, non ce la fa, non può farcela, la palla è completamente fuori. La messa di Artini, stavolta l'arbitro fischia, ancora punizione, fallo subito da De Rigo. E allora altro calcio di punizione. Reale, pallone che salza, ancora toccato da Artini, in fallo laterale. Si prepara un altro cambio, Delentella è pronto, Costa ed esce Retucci. Era partito sicuramente bene, poi alla lunga ha incontrato più difficoltà, aveva avuto anche la prima occasione della partita sulla 0-0. Dentro Costa con il 20, alto 2001. E una rimessa per Bruno. Brunozzi, l'arbitro però dovrebbe farla ripetere. Minuti sono 18 con Costa che tocca il primo pallone. Bruno, parte un cross, riesce a liberare, poi Sussi subito bene per il tentativo di Fontana che ha fatto proseguire per Caselli. Lorenzo che parte, c'è Sussi lì, dall'altra parte Fontana, Caselli sbaglia la soluzione, nonostante poi ci sia stata un'indecisione anche di Reale. Neri la ricaccia in avanti, ma tutto sul portiere Gragnoli. Peccato qui, ecco, Lorenzo ha sviluppato questa azione offensiva, poteva sicuramente nascere qualcosa di molto meglio, perché molto migliore, c'erano 4-5 giocatori che avevano seguito questa ripartenza. Dai, oh. Amaranto. Costa, sembra entrato bene in partita. Vianni rientrava dal fuorigioco. L'arbitro adesso raccoglie la segnalazione del suo assistente. Gli assistenti sono Bettazzi e Alfieri, entrambi di Prato. Arezzo che nel prossimo turno sarà in casa dell'Albissola, mentre Lentella, in attesa poi ovviamente di tutti i recuperi, giocherà in casa del Siena, quindi un'altra trasferta toscana. Casini, Caselli riesce a toccare, sbarzella di testa Artini. Meazzi adesso un po' di imprecisione. De Rigo, Brunozzi cerca Bruno trova la rimessa in attacco. Costa, controllo in area di Costa sul fondo, palla che sguscia verso Brunozzi, bravo Artini qui in chiusura. Poi Fontana ha provato a allungare, ha trovato la rimessa. Secondo tempo più bloccato dal punto di vista delle occasioni finora, un po' come era stata anche tra l'altro, è vero, anche la prima parte di primo tempo, poi la seconda che è venuta fuori Lentella. In questo secondo tempo sembra più l'Arezzo, però anche se c'è un attacco di Vianni che prova ancora a inserirsi, in questo caso tra Neri e il portiere Casini, che ha avuto la meglio bloccando il pallone e servendo la ruscetta. Palla che esce, rimessa Entella con Bonini. Siamo lì al limite,
con Costa, non ha trovato il pallone. Caselli lo controlla bene, attenzione al contropiede che c'è Sussi dall'altra parte, scoperto Lentella, attenzione Sussi, può andare Sussi, in mezzo c'è Fontana, Sussi cross che finisce in fallo laterale. Si mette le mani nei capelli perché diciamo che c'era solo Fontana dentro l'area, quindi non è che avevano seguito in massa questo contropiede, però poteva, certamente qui ha colpito male. Su rilancio, attenzione Caselli, qui Lentella si era fatta trovare scoperta, minuti sono 22 nel corso del secondo tempo, sempre 1-1 tra Rezzo e Lentella. Questa sesta giornata del campionato Berretti. Minocci, palla buona per Sbarzella che cerca l'area di rigore, trova però il portiere Gragnoli, il quale va a questo rinvio, palla che cade nel cerchio centrale, non la trova Verdelli o quantomeno c'è stato un malinteso con Minocci. Neri, ultimo uomo qui quasi, appoggia di petto per Gragnoli. Martini, Sbarzella, va col sinistro, attenzione a Caselli, vediamo Caselli, Caselli è reale, Caselli prova la finta, uno contro uno di Caselli, conclusione e la palla si infila, Caselli porta in vantaggio l'Arezzo all'improvviso, con certamente un intervento non eccezionale del portiere Gragnoli, in questo caso la palla si è infilata tra lui e il palo e Caselli segna il sesto gol del suo campionato e porta in vantaggio l'Arezzo, dunque dallo 0-1 al 2-1 l'Arezzo che si specializza nelle rimonte e Caselli è partito larghissimo qui, ha ingaggiato questo duello su con Reale, ha cercato lo spazio per la conclusione che si è aperto sorprendendo il portiere Gragnoli sul suo palo e dunque l'Arezzo è passato in vantaggio. E dunque ancora una volta si rivela per il momento decisivo Caselli, 24esimo. Come detto è il sesto gol in campionato, aveva segnato una doppietta in casa della Pistoiese, aveva segnato con l'Arzachena, doppietta in casa della Lucchese e gol oggi del 2-1. Attenzione al cross qui verso Meazzi, c'è stato il tocco di Guscetta e quindi a calcio d'angolo. Calcio d'angolo con De Rigo. Palla in mezzo, Caselli. C'è Sussi nella metà campo. E qui Longo si è alzato dalla panchina perché voleva probabilmente che Casini andasse subito lungo. Perché c'erano Sussi e Lentella era tutto in avanti. C'era Sussi da una parte e poi dall'altra c'era Fontana. Con un rinvio subito di Casini potevano aprirsi spazi interessanti. Con l'ingresso di Neri e di Guscetta sembra che anche Vianni, che era stato lo spauracchio nel primo tempo, trovi molte più difficoltà a inserirsi. Qui concessa rimessa a Lentella. 26 minuti. L'Arezzo aveva in vantaggio 2-1. Primo tempo di Vianni, invece su rigore Sbarzella, 2-1 firmato Caselli. Cross di Bruno, attenzione Casini,
poi Guscetta, non ci sono state deviazioni, non ci sono deviazioni, quindi rimessa dal fondo. Si prende qualche secondo Casini per effettuare questo rinvio. Su sì, ma c'è stato un fallo prima su Andres. Calcio di punizione. Chiriaco. Vianni deve uscire dalla zona dell'area e perde palla. Verdelli. Attenzione alla Ghezzo in contropiede con Sbarzella che ha cercato e trovato Caselli. Nuovo duello con Reale. Caselli. Caselli morbido per Sussi che non ci arriva, anticipato da Chiriaco. E calcio d'angolo. Corner per la Ghezzo. Sussi e Sbarzella sulla bandierina, salito Neri da dietro. Verdelli sul primo palo. Va Sussi a rientrare. Gragnoli con i pugni. Poi tentativo di Drigo intercettato da Minocci che ha riaperto improvvisamente per Sussi. Tutto buono, non il controllo. Stacco ancora di Minocci. Quest'altro di Fontana, poi Caselli, Sussi con Caselli che stava andando in avanti. Artini, pallone dentro a cercare Caselli, Reale in anticipo, c'è Sussi però. Sussi sovrapposizione di Artini che sta arrivando, Artini e Bruno, lo evita Artini, grande azione, poi il cross. Non ci arriva Fontana, bellissima salita di Artini, slalom e cross. Della calata vistosamente rispetto al primo tempo. Quell'1-1 su rigore è stata, diciamo, una mazzata per Ventella, invece la iniezione di fiducia per la Ghezzo. Vianni. Ci si mette l'arbitro alla palla, comunque torna Vianni. La tiene in campo Bruno. Bruno che si accentra. Ecco Brunozzi, attenzione, Varco Brunozzi alla fine chiude bene Artini, calcio d'angolo. Corner ancora per Lentella, la caccia del pareggio, siamo quasi alla mezz'ora, 2-1 per l'Arezzo, si preparano tre cambi per Lentella tutti insieme. Palla dentro, c'è Costa e poi l'Arezzo approfitta di questo pallone lì al limite con il tentativo di Minocci che va a servire Sussi, attenzione, Lentella che è un po' scoperta, Sussi, Sussi va l'uno contro uno con Andreis, Sussi, Sussi, grande serpentina e alla fine Andreis decisivo nel chiudere perché sul primo palo era appostato Fontana, Sussi avrebbe potuto anche calciare verso la porta, becca vicinissimo al palo, ne deriva un calcio d'angolo e queste situazioni chiaramente un giocatore come Sussi può essere devastante. Calcio d'angolo, battuto corto verso Sussi, Minocci, parte il tentativo di cross in mezzo, poi preferisce qui Cecci, la palla si finisce in mezzo ai gomiti qui accanto. Ecco i cambi, qui Cecci ha parato soprattutto a chiudere piuttosto che a tentare una riapertura improvvisa. Esce De Rigo, esce anche credo Vianni che ha segnato il gol nel primo tempo, ha avuto anche altre occasioni, sicuramente era stato il migliore di Sole nel primo tempo, è uscito anche Bruno, sono entrati con il 14 Accardo, con il 19 Testore, adesso vediamo il terzo.
giocatore che è Sacchi con il 18. Costa non può intervenire. Rinvio lungo la parte di Neri. Sbarzella proprio sul nuovo entrato Sacchi. Minocci sguscia via bene. Minocci cerca Fontana che arriva con un guizzo. Fontana limite. Fontana tocco per la conclusione di Minocci addosso a Caselli. E rimessa laterale. Fontana cerca un palco, lo trova Caselli che ha superato Reale. Caselli in mezzo non c'è nessuno, però adesso c'è Sussi, calcio d'angolo. Ancora un corner, ragazzo, che sta affondando. Mentella adesso che è in difficoltà nel contenere le azioni dell'Arezzo e soprattutto non riesce a pungere in avanti né sull'1-1 l'ha fatto né sul 2-1. Angolo battuto, allontanato c'è Sacchi, uscetta di testa, lo anticipa ancora Sacchi, attenzione poi al tentativo di Testore che parte contro Piadentella, cercato forse dall'altra parte, era questa l'idea Costa, ma la palla arriva dalle parti di Casini che blocca con Lentella che ha passato alla difesa 3, perché con l'uscita di Bruno ci sono Brunozzi dalla parte, il nuovo entrato Accardo, salgono molto, fermato Brunozzi, i minuti sono 33 questa ripresa, 2-1 Arezzo che ora si prende un altro fallo con Verdelli, prezioso. Arriva Casini a battere il calcio di punizione. Va Casini. Doppia deviazione. Rinvio direttamente fuori da parte di Gragnoli. Al 34esimo. Prova ad andare via in questo caso bene Fontana, Fontana non riesce a contenerlo, Bonini se lo porta sul fondo, Fontana vorrebbe forse l'angolo che non trova, corto che spinta qui di Chiriaco, però Minocci, conclusione, tocca Reale, è ancora corner, ne sta collezionando tantissimi Larezzo in questa fase. Mettella che fa fatica ad uscire a trovare gli attaccanti, adesso vedremo come andrà. I nuovi giocatori che sono entrati dalla panchina. Attenzione qui al tentativo di Sussi a centrarsi, Minocci lo rimette in mezzo. Intervento di Accardo. Caselli difende la rimessa laterale. Roscetta. Costa, Brunozzi, Brunozzi, Larezzo però si è già chiuso, Brunozzi allora preferisce passare centralmente, chiusura poi di Cecci al Reale. Rimessa. Verdelli, non ci sono gli estremi del fallo per l'arbitro, la palla è andata fuori, rimessa Arezzo.
fuori, quindi ci sarà un'altra rimessa, altri secondi preziosi per l'Arezzo, che dunque sta portando a casa la vittoria numero 5 di questo campionato su 6 partite giocate, la terza in altrettante partite in casa qui a Palazzo del Pero. Attenzione a Sussi di prima per Caselli. Caselli si prende un altro angolo, si prende anche l'applauso del portiere Casini. Nuovo calcio d'angolo, sempre Sussi e Sbarzella. Sussi batte, ha controllato il Reale fuori, poi il tiro al volo improvviso e la doppia parata. L'ultimo sul tocco di Neri, la prima era stata sul tiro di Minocci dal limite dell'area, doppia parata di Gragnoli e l'Arezzo che sfiora il 3-1. Doppio intervento di Gragnoli, prima su Minocci da fuori e poi su Neri che era lì a due passi. E dunque Gragnoli si salva dalla terza rete che avrebbe chiuso probabilmente il discorso. Siamo sempre 2-1, ma è l'Arezzo che sta attaccando però più che difendendosi in questo momento. Tocco di Sussi, poi in avanti aveva cercato il pallone Sbarzella e poi Neri, il fallo laterale per anticipare Sacchi e anche la zona di Testone. Spazio per Miazzi dal limite, Miazzi non trova il dribbling buono, Verdelli ha recuperato, parte il lancio buono per Sussi, attenzione, Sussi in mezzo c'è Caselli, Sussi cerca l'azione personale, conclusione. Cercato qui di trovare il tiro dalla distanza, pallone abbondantemente fuori. A quel punto ha fatto bene a tirare, che da lì poi servire Caselli sarebbe stato forse più complicato, era l'unico giocatore dell'Arezzo dentro l'area. Minocci di prima, Sbarzella per Caselli, gran palla, Caselli punta sempre Reale, Caselli solito movimento, ancora Caselli, tocco per Sussi, controllo sul destro, Sussi deviazione, sarà angolo probabilmente, no, evitato l'angolo ma non la rimessa, avrà deviato Bonini. Quando siamo al 39esimo passato, sempre 2-1 per l'Arezzo, che non ha rischiato niente fin qui da quando è passato in vantaggio, anzi ha rischiato semmai di fare il terzo gol. Minocci giù, non c'è fallo, stacco di Cecci, Neri, pallone che si impenna, stacca Ruscetta, sta andando fuori sul tocco di Accardo, rimessa Arezzo. Tentativo di Ruscetta, in qualche modo se la porta in avanti. Sussi, buono lo spunto, poi tocco dentro l'area, si tuffo Fontana. Per Gragnoli non è stato difficile bloccarla. Rinvio. Martini è stato scavalcato, Neri allunga, Fontana giù, c'è il fallo di Andreis. Calcio di punizione. Verso il 41esimo. Reale stacca. Rilancio di Andreis, in vantaggio Cecci. Stacco di Verdelli, poi Artini, pallone che si impenna verso la parte opposta del campo, Accardo nella zona di Ruscetta che può controllare e lanciare, poi forse un cambio verso Caselli, pallone arpionato da Chiriaco. Adesso molti lanci lunghi, subito bene qui Minocci, Sussi avanza, Sussi si porta, vuole concludere anche stavolta. Palla però è sempre fuori misura. Altro tiro di Sussi.
Arezzo, il terzo lo ferma, che è Fontana verso Caselli, l'uscita del portiere Gragnoli, e poi allontanato Bonini. Intanto si è giocato già un anticipo in questo girone, oggi il Cuneo ha vinto 7-0 sull'Arzachena. Tentativo intanto di conclusione qui, Tella che fa fatica a trovare spunti, per l'Arezzo ovviamente è una situazione ideale anche per difendersi, mancano 2.5 alla fine, più recupero. Testore cerca spazio, sta rimessa ancora per l'Arezzo che comunque sta giocando adesso con grande concentrazione, non ha concesso davvero niente in questo secondo tempo, mentre nel primo tanto subito Caselli per Sussi, portiere Gragnoli ben piazzato, allontana, diciamo, mentre nel primo sullo 0-0 non ha concesso abbastanza. Caselli, la palla comunque nonostante qualche attimo di esitazione gli era rimasta attorno, poi c'è il fallo in attacco. Testo che prova a scattare, si è fatto male Artini che è finito giù. Poi Cecci aveva concesso la rimessa laterale. Artini è proprio finito giù, adesso si rialza, speriamo che non sia niente di che per Artini. Si può giocare, rimessa laterale. Sacchi, parte il cross, attenzione qui, controllo di Ruscetta che poteva essere pericoloso, Riccardo sorpreso anche lui, rimessa laterale, Costa, ancora Costa, concede palla a Minocci, poi Ruscetta, alla fine Verdelli, non passa Fontana, l'Arezzo comunque con Minocci che ha toccato tantissimi palloni, questo è troppo lungo per Sussi, l'arbitro interviene, vediamo. 3 minuti di recupero intanto, l'arbitro ha indicato i 3 minuti di recupero, però ha dato punizione a Lentella. Arezzo deve stringere i denti. Attenzione a Miazzi sul punto di battuta di questa punizione, 2 in barriera. Questa è una punizione pericolosa. Longo esce dalla sua panchina perché vede qualcosa che lo preoccupa, forse sta urlando qualche piazzamento. Meazzi, palla dentro l'area di rigore, Casini sfugge il pallone e va fuori, e va fuori. Che brivido, un brividone finale al 90esimo. 3 minuti di recupero. Occhio all'angolo adesso. Palla che arriva, Reale ha tentato di andare di testa e l'Arezzo che prova ad andare con il tentativo di contropiede, Minocci per Sussi, se la porta fuori. 30 secondi al 90esimo, 2.5 alla fine, 2-1 per l'Arezzo su Lentella. Tentativo di Testore, la palla è uscita, rimessa Arezzo. Sussi, ottimo controllo, che porta la palla fuori Bonini. Finito giù Sussi, si prosegue con Caselli. 46-10, Entella che potrà cercare uno dei suoi ultimi tentativi. Sussi qui non concede la distanza, quindi sarà giallo. Ammonito Sussi, era già ammonito e quindi scatta il rosso per Sussi, espulsione evitabile questa per Sussi, una leggerezza qui
soprattutto essendo già ammonito. Si è messo davanti al punto di battuta e dunque nota negativa in questo finale con il rosso per Sussi, che dunque salterà la prossima partita, quella in casa dell'Albissola. Ha già ammonito, intanto sta protestando Caselli con l'arbitro per qualcos'altro evidentemente. Ci sarà probabilmente 30 secondi almeno in più di recupero. Siamo 47-30 con Lentella che cerca di buttare palloni dentro l'area di rigore, non ci riesce per il momento. Minocci, stava arrivando Testore, la palla è fuori, sarà sempre Lentella che riprenderà. Un minuto in più ha detto l'arbitro, un minuto in più, quindi si giocherà fino al 49esimo. Punizione in attacco, fallo in attacco per Lentella e quindi punizione per l'Arezzo, che adesso dovrà gestire questo pallone perché mancano adesso 60 secondi. Con calma Casini. L'Arezzo dunque vicino al traguardo della quinta vittoria in campionato su 6 partite. Sta facendo il pieno in casa, anche oggi in rimonta, a dimostrazione di una squadra che anche dal punto di vista caratteriale davvero ben dotata. Verdelli stacca, si lamenta di un colpo subito, poi finisce giù anche Minocci. Attenzione qui a Cardo Minocci, contatto, ma è una punizione questa che fa molto comodo all'Arezzo perché mancano 17 secondi. Ruscetta, Ruscetta va a cercare l'area di rigore dove c'è Caselli, riesce a colpire di testa, facile per Gragnoli e l'arbitro fischia alla fine. L'Arezzo Berretti vince ancora, batte e rimonta 2-1 Lentella in una partita che era iniziata con molte difficoltà nel primo tempo, con diverse chance avute da Lentella che aveva trovato il gol con Bianni. L'episodio chiave, il calcio di rigore conquistato da Verdelli poco prima del riposo, trasformato da Sbarzella. Poi nel secondo tempo la partita è decisamente cambiata anche con gli innesti dalla panchina di Longo. Il 2-1 è del solito Caselli, al sesto gol in campionato, e dunque l'Arezzo continua ad andare fortissimo, dimentica la sconfitta di Torino, sale a 15 in classifica, sesto successo totale, il terzo in casa in altrettante partite. Adesso andiamo a sentire la voce di mister Longo. Insieme a mister Alessandro Longo, un'altra rimonta per l'Arezzo dopo un primo tempo onestamente difficile, quel calcio di rigore diciamo ha fatto la differenza e anche le mosse dalla panchina del mister. Sì, diciamo che il primo tempo non siamo riusciti ad incidere come avremmo dovuto, nonostante rispetto alla gara di Torino avessimo cambiato 4 giocatori. E poi, come diceva lei prima, il secondo tempo siamo cresciuti. Credo che abbiamo fatto nel secondo tempo uno dei tempi migliori di questa stagione, alla pari del primo tempo di Torino, e credo che alla fine prestazione sia una prestazione ottima da parte dei ragazzi e un risultato meritato. Poteva arrivare anche il terzo gol perché non ha rischiato praticamente nulla, a parte un attimo quella palla sfuggita proprio al 90esimo, perché il resto Lentella non è mai pericoloso nel secondo tempo. Allora, Lentella il primo tempo ha dimostrato, sì, di essere una delle squadre più forti di questo girone, probabilmente sarà seconda solo al Torino, probabilmente. Bisogna vedere come crescono, per loro la prima gara era un impatto un po' difficile secondo me. E poi probabilmente meritavamo più noi il terzo che loro il pareggio. E abbiamo sbagliato un gol a 2 metri dalla porta, ma quello che è da sottolineare è
che abbiamo avuto la capacità, nonostante il poco tempo di recupero rispetto alla gara di Torino, meno di 48 ore, abbiamo avuto la capacità di ripartire ogni volta. Ogni volta che loro ci portavano un attacco, noi siamo sempre ripartiti, abbiamo sempre cercato la porta con convinzione e anche con la bravura, le qualità individuali degli attaccanti che abbiamo in avanti.